preso dei pesci veramente straordinari con tecniche molto sportive, quindi credo che dal punto di vista del pescato la manifestazione della pesca del cuore avrà sicuramente un successo. I risultati dovrebbero essere buoni. Perché non è un allevamento, tengo a precisare, non è un allevamento, è un'acqua libera. È una laguna aperta. Una laguna aperta dove i pesci sono assolutamente selvatici, ce ne sono di più certamente che non pescando a bocca d'arno, questo è fuori discussione, però sono pesci che comunque hanno gli occhi, capiscono tutto dopo 5 minuti, questo è chiaro. Però insomma quando ci mandano pescatori di calibro come loro... Ecco, la manifestazione quando si svolgerà? Si svolgerà sabato 18 luglio a Orbetello, la base è il ristorante I Pescatori, che è proprio affacciato sulla laguna, che sarà sia la base di partenza per i 6 barchini che ospiteranno i 6 VIP e i 6 campioni di pesca, perché non dimentichiamoci che i VIP sono abbinati a 6 personaggi del mondo dell'agonismo. Ci dà qualche nome. Abbiamo Jacopo Falzini, Umberto Ballabene. Jacopo Falzini è il... obbligatoriamente al sorteggio che faremo caso, trasparente, al sorteggio sarà abbinato a Gianfranco Monti, Umberto Ballabeni e Marino Poloniato. Praticamente sono stati presi dalla federazione 3 agonisti di acqua dolce e poi abbiamo i 3 di mare che sono Fernando Valvassura, Marco Volpi e Paolo Volpini. Avete nominato tre ipercampioni del mondo, tutti e sei, e falsamente, qui le devo dire, falsamente, avete preso 3 campioni di acque interne che quando vanno a pescare per conto loro vanno solo a pescare in mare. È un caso. Pazzini effettivamente è raccomandato da Gianfranco Monti. No, siamo amici, andiamo a pescare insieme, quindi era bellino. Non possiamo ancora, diciamo, svelare quelli che saranno i nomi dei personaggi, perché lo sapremo veramente all'ultimo secondo. Ce ne sono un paio, se tutto va in porto, belli. Carlo Conti mantiene il riservo più totale, perché ovviamente questi personaggi sono impegnati, possono avere concerti, quindi bisogna vedere, ecco, le date e la loro disponibilità, però siamo convinti che sarà una bellissima... Concerti? Se già mezzo aperto. Certi o concerti? Certi, hai detto. Concerti. Sì, allora musicista ci sarà. Effettivamente l'amante non me la posso fare perché a dire le bugie sono... E la sera poi ci sarà la cena di gala è una cosa molto importante, soprattutto non solo perché ci saranno altri personaggi che non sono VIP pescatori, perché ovviamente a pesca dobbiamo cercare di portare pescatori, diciamo, a parte Giovanni Galli, gli altri li stiamo cercando tutti tra VIP che comunque sono pratici di pesca, perché se no non perde anche di credibilità. Mentre la sera Carlo sta cercando di ospitare e di invitare tutti quei VIP che poi bazzicano nella zona dell'Argentario e d'Orbetello, insomma sono nomi molto... Sono molti e quindi la cena di gala è importante, è possibile prenotarsi alla cena anche attraverso il sito della Pesca del Cuore, pescadelcuore.it, tutto viene devoluto in beneficenza e contiamo, ci sono 300 posti a disposizione per la cena che avverrà proprio affacciato sul molo del ristorante. E verrà fatta una lotteria, a condurre la serata sarà Gianfranco Monti, il bookmaker lo danno anche vincitore dell'edizione perché si sta allenando. Si sta allenando. Infatti, peggio il buona pesca. Ma soprattutto ti volevo dire buona pesca Gianfranco Monti. Io ho dato a Carlo e lui me l'ha resa a me. Quindi la federazione va anche sul sociale. L'abbiamo visto anche con il pulmino che abbiamo fatto vedere nel filmato che abbiamo fatto all'ultima fiera. La federazione c'è sempre andata sul sociale, perché con la storia della... noi siamo riconosciuti come protezione civile con la nostra subacquea, quindi sociale l'abbiamo sempre fatto. Però questo ci piace in particolar modo perché, come è stato detto alla presentazione, dove c'era anche Gianfranco Monti, c'era Jonathan, qui si fa del sociale divertendoci, che non è mica male, cioè, voglio dire, perché non sempre si riesce a fare delle cose a fin di bene, di fare del bene, divertendosi pure, insomma. E questo è uno dei rari casi. Volevo aggiungere a quello che ha detto Jonathan, che va ringraziato fortissimamente la Regione Toscana, perché si è impegnata moltissimo in questo, sia economicamente, sia come strutture, sia come... perché diciamo che i due co-organizzatori sono l'Editoriale Olimpia e la Federazione, ma poi c'è tutta una serie di personaggi
come la cooperativa che ci mette a disposizione la laguna, ma ci mette a disposizione il ristorante, le persone, i barchini e tutto il resto. E ovviamente, come diceva Giancarlo Monti, Carlo Conti, cioè tutti coloro che si occupano della parte VIP, chiamiamola così. Io penso sia una bellissima cosa che l'anno scorso è stata veramente bella, a parte un momento di cielo totale quando è entrato un personaggio con la ragazza, nel momento che è entrato un personaggio con la ragazza è stato un momento di cielo e glaciale, perché si sono zittiti tutti, per la ragazza, non per il personaggio. È stata Laura Torrisi insieme a Pieraccioni, e c'è stato un momento di gelo generale. Più che gelo, forse silenzio. Sì, gelo nel senso di silenzio glaciale, capito? Vabbè. Comunque direi manifestazione bellissima. I soldi, come diceva Jonathan, vanno alla Fondazione Niccolò Galli. Credo che sia stato già parzialmente deciso la destinazione, nel senso che dovrebbero andare a riabilitazioni, nel senso che credo che quest'anno i soldi vadano specificatamente a 2-3 persone che hanno spese ingentissime legate a gravissimi incidenti e conseguente riabilitazione successiva, e quindi queste spese, questi soldi andranno divisi, vedremo se quanti ce n'è, più ne facciamo e più ne facciamo, capito? Quindi fondazione, vediamo. E persona serissima, Giovanni, con la moglie Anna. Esattamente, assolutamente, assolutamente. Persona eccezionale. Assolutamente, quindi direi che facciamo una cosa bella divertendoci, il che non è male. E dal sociale adesso però ti ricalo dentro la federazione, sì. Perché abbiamo parlato di ambiente, abbiamo